Salve, siamo qui per una nuova intervista. Indovinate su che cosa? Sulle palle. Potremmo dire curiamoci con le palle, ma più esattamente parleremo di una metodica, la Foam Balls, e abbiamo qui con noi l'ideatrice di questa metodica, kinesiologa, posturologa, pedagogista, Anna Rita Clevi. Prego, ci dica com'è nata questa metodica? Buongiorno, iniziamo con le palle, con le foam balls. Come è nata questa metodica? Innanzitutto è nata studiando la storia delle varie metodiche e parliamo dell'antiginnastica, dell'eutonia, della bioenergetica di Lowen. Quindi a seguito di questi studi è nata appunto questa metodica chiamata foam balls. L'utilizzo di queste palle di gomma piuma sono un attrezzo molto economico, versatile, ma dai grandissimi risultati. Ebbene, e che funzioni possono avere queste foam balls? Che vantaggi ci possono dare? Allora, i vantaggi sono numerosissimi, perché innanzitutto permette la stimolazione della circolazione sanguigna e quindi sappiamo, va da sé, che quando si stimola il sistema di flusso, la cellula funziona meglio perché facilita l'immissione di anaboliti e l'eliminazione di cataboliti. Questo a livello della circolazione sanguigna, ma a livello muscolare facilita appunto la stimolazione di trigger point, quindi lo scorrimento di actina e miosina. A livello fasciale simula il rilassamento delle fasce studiate da Thomas Mayer. E poi permette anche di fare un enorme lavoro importantissimo sulla propriocezione neuromuscolare. Quindi dove si collocano nel paziente, nel soggetto disteso, per esempio, vengono collocati in punti specifici? Vengono collocate in punti specifici che si possono poi, magari possiamo dimostrarli, ad esempio sui glutei o sui fasci superiori del trapezio, dipende appunto l'obiettivo della seduta. Si posizionano due palle grandi di gomma piuma alla fine dei glutei. Qui inizialmente si chiede una contrazione e rilassamento di questi muscoli, si ripete più volte. E poi a seguire dei piccoli dondolamenti laterali e delle piccole abduzioni e adduzioni. Togliamo le palle grandi e andiamo a posizionare due bipalle costituite ciascuna da due palle di media grandezza. Si vanno a posizionare ai lati del sacro e quindi proprio sulle due articolazioni sacroiliache e si chiedono anche qui di fare dei movimenti di abduzione e adduzione ripetuti, dondolamenti, contrazioni e rilassamento. Benissimo, e in quali campi quindi si applica questa metodica? Allora, può essere utilizzato sia in campo strutturale, quindi per fare delle lezioni di ginnastica posturali, e per tutti coloro che hanno dei dolori osteoarticolari e i risultati sono strabilianti. E anche in campo educativo, tant'è che abbiamo fatto una ricerca su ragazzi di quinta elementare a livello emozionale. E abbiamo fatto far loro prima un disegno del proprio corpo umano e hanno fatto appunto il disegno era di un omino piccolo. Dopo la stimolazione con le foam balls e abbinata a una musica adatta, anche la profumazione dell'ambiente era studiato con oli essenziali specifici. Abbiamo riproposto di fare il disegno del proprio fisico, del proprio corpo e il risultato anche qui è stato molto importante perché si è visto che loro si sono disegnati più grandi, quindi anche a livello dell'autostima è stato proficuo. Molto molto interessante. Ringraziamo la dottoressa Clary e curiamoci con le palle.